Mettetevi in una posizione comoda, sciogliete i muscoli del corpo comincio a respirare tranquillamente tramite narici. La respirazione è liscia. Come quando riempio una bottiglia, quindi prima riempio la pancia si gonfia, poi il torace, la parte superiore del torace, ed espirando lascio tutto scendere sgonfio. Prima il torace e poi l'addome. Fai qualche respiro profondi per calmare la mente. Inspira profondamente, asciugli le tensioni, lo stress della tua giornata. Quindi dici quello che pensi veramente. Ti senti abbastanza sicura di te? Di esprimere te stessa e le tue convinzioni? Hai una relazione positiva con la verità o ti nascondi dietro il dolore, l'inganno o la manipolazione? Assorbi le emozioni e l'energia di chi ti circonda, spesso provando sentimenti di colpa travolgenti per la tua incapacità di risolvere i problemi degli altri. Un pochino tutti, o almeno tante persone, hanno questi problemi. Il tuo prossimo passo nel tuo viaggio attraverso i chakra principali è incentrato sul chakra numero 5, sopra il chakra del cuore e direttamente sotto il chakra del terzo occhio. Lentamente metti la mano destra sulla gola, sopra la gola, e la mano sinistra sopra la mano destra. Quindi appoggio le due mani proprio direttamente sopra il chakra. Respira. Lascia che le tue mani si alzino e si abbassino con il movimento della respirazione. Il Vishuddha Chakra è il centro del tuo sistema energetico che supporta l'onestà, l'integrità,
la comunicazione, l'espressione di sé e la tua creatività. Se non sei in grado di esprimerti, non sei il tuo sé autentico. Imbottiglia le cose, eludi la verità o non puoi attingere al tuo lato creativo. Allora questa meditazione può aiutarti e questa pratica può aiutarti a superare quelle sfide. Piano piano, mentre inspiri, consenti all'inspiro di assorbire e sostenere tutto ciò di cui hai bisogno in questo momento. Immagina che stai inspirando, attirando onestà, creatività, apertura, integrità ed espressione. Ogni volta che inspiri e poi espirando, espira tutta l'energia stagnante che ostacola il tuo essere autoespressivo. Quindi inspira apertura, onestà e integrità nelle tue espressioni. E mentre espiri, lascia andare tutta l'energia stagnante in questa zona del tuo corpo. Piano piano cerca di immaginare un colore blu-viola in questa zona, sotto le mani. Cerca di visualizzare colore blu o viola. Che tonalità di blu è? È pallido, debole? E adesso ogni volta che inspira cerca di mandare energia verso questo chakra e ravvivare questo colore ad ogni ispirazione. Quindi ogni volta che inspiri cerca di visualizzare un colore più vivo, più acceso di blu. Immagina che il colore del chakra della gola diventi più forte, più luminoso, più profondo e più potente. E per qualche attimini cerca di tenere l'immagine nella tua mente. Va bene. Piano piano preparati ad aprire gli occhi, togliere le mani dalla gola. Spesso le nostre mani hanno una funzione molto importante per noi stessi e anche per gli altri, lo sapete anche voi.
Spesso lo usiamo le mani per altre persone, quelli che vogliamo bene, o animali anche, o i nostri figli, o persone che vogliamo bene, tocchiamo, le accarezziamo, però noi possiamo accarezzare anche noi stessi, ok? Ed esprimere un profondo amore per noi stesse. Va benissimo, allora cominciamo la nostra pratica e facciamo un po' di riscaldamento e poi lavoreremo un po' per aprire questo chakra. Adesso accendo la luce, così, luce normale, e spengo questo bellissimo blu, così che vedete bene la pratica, però io ho messo tutto blu qua, non so se si vede. Cominceremo da questa parte, dalla parte qua del tappetino. Ok, bene, andiamo in Samastiti. Così uniamo le mani davanti al cuore, potete pure toccare con i due pollici, potete appoggiare i pollici qua sul chakra per portare maggiore attenzione qua. E poi inspirando, allungo le braccia verso l'alto, espiro, scendo. Testa scende, inspiro, cammino avanti con le mani, espiro, scendo con le ginocchia, puoi fare chaturanga o appoggiare la testa così come faccio io, gomiti vicino al corpo, chiudi il chakra, chiudi Jalandhara Bandha ed inspirando cobra. Espiro cane. Inspiro, vengo avanti, alzo la testa. Espiro, testa scende. Inspiro, vengo su, allungo le braccia. Espiro, scendo. Inspiro, testa sale, espiro, puoi andare in chaturanga oppure di nuovo appoggi le ginocchia ed appoggi la testa, chiudi un po' il Jalandhara Bandha, metto allo sterno, inspirando di nuovo cobra. Espiro, vado indietro in cane. Inspiro, alzo i talloni, espiro, cammino dietro con le mani. Inspiro, vengo su, allungo le braccia. Espiro, Samastiti, ho finito un ciclo, ok? Questo è lungo. Facciamo un'altra volta, inspiro, allungo le braccia. Espiro, scendo in Uttanasana. Chiudi la gola, inspiro, cammino avanti, espiro, appoggio il ginocchio e la testa, inspiro, cobra, espiro, cane, inspiro, cammino avanti, alzo la testa. Espiro, testa scende. Inspiro, vengo su, allungo le braccia. Espiro, scendo in Uttanasana. Inspiro, testa sale. Espiro, vado in Chaturanga, oppure appoggi i ginocchi, appoggi la testa. Avvicinamento allo sterno. Inspiro, apriti in cobra.
Espiro, vado dietro in cane. Inspiro, alzo i talloni. Espiro, cammino dietro con le mani, Uttanasana. Inspiro, vengo su, allungo le braccia. Espiro, Samasthiti. Faccio un effort un pochino più veloce, va bene? Inspiro, allungo verso l'alto. Espiro, Uttanasana. Inspiro, cammino avanti. Espiro, Chaturanga. Inspiro, Cobra. Espiro, Cane. Inspiro, avanti, testa sala. Espiro, testa scena. Inspiro, vengo su, allungo le braccia. Espiro, Uttanasana. Inspiro, testa sala. Espiro, Chaturanga. Inspiro, Cobra. Espiro, Cane. Inspiro, alzo i talloni. Espiro, cammino dietro. Uttanasana. Inspiro, vengo su, allungo le braccia. Espiro, Samasthiti. Facciamo un'ultima volta, adesso io non lavoro, voglio vedere che fate, quindi inspiro, allungo le braccia, espiro, Uttanasana, inspiro, cammino avanti con le mani, appoggio ginocchia e punta della testa, espiro, inspiro, cobra, espiro, cane. Spalle giù, spalle giù. Inspiro, vado avanti, testa su. Espiro, testa giù. Inspiro, porto su le braccia. Espiro, scendo di nuovo Uttanasana. Se non tocchi per terra, piega un po' le gambe. Inspiro, testa su. Espiro, vado dietro con le gambe. Chaturanga, appoggio le ginocchia, appoggio la testa, punta della testa. Inspiro, cobra. Espiro, cane. Rimaniamo in cane, ragazze. Rimaniamo qua. 5 respiri. Espirando, appoggiamo le ginocchia per terra e ci sediamo sui talloni. Ok. Allora, facciamo questo. Se qualsiasi momento sentite che gira la testa, dovete un po' fare meno, ok? Porto le mani sulla nuca. Questo va molto molto bene anche per gli ormoni. Quindi stiamo lavorando su quinto chakra e già anche l'ajna chakra, terzo occhio chakra, ok? Ipofisi, quindi l'asse ormonale, ed apertura delle chakra. Quindi inspiro profondamente, vedi che ho aperto la gola, ed espirando porto il mento sullo sterno ed espiro. Puoi anche chiudere i gomiti se vuoi, quello è più forte. Inspiro, torno indietro su. Ok, non portare troppo dietro, espiro giù. Chiudi i gomiti. Inspiro su, adesso attenzione, piccolo cambiamento, ma profondo. Espiro, scendo col mento e vado verso la testa, verso la terra con la testa, verso le ginocchia. Inspiro, torno su, tu c'hai la pancia Caterina, non andare troppo giù, apriti. Ed espirando di nuovo, prima vai giù con la testa, chiudi il Jalandhara Bandha e poi scendi
Ok? E facciamo ancora un'altra volta. Inspiro su. Apro, mi raccomando, respirate profondamente. Puoi anche chiudere gli occhi per sentire meglio quello che fai. Espiro, chiudo il Chandra Bandha, gomiti, e scendo. Ok, ed inspirando. Torniamo su. E sciogliamo, espirando, le braccia. Ok? Appoggio le mani qua davanti. E faccio un vinyasa, allungo le gambe dietro. Espiro, scendo, chaturanga. Inspiro, cobra. Espiro, cane. Tieni la testa giù, senti che c'è una chiusura nella zona della gola. Per gli studenti potete fare Ujjayi, respirazione qua. Ed inspirando allungo la gamba destra verso l'alto. Ed espirando la porto. Qui davanti appoggio il ginocchio sinistro. Tengo le due mani qua vicino ai piedi, ok? Faccio scendere le spalle, guardo avanti, inspiro, allungo la schiena, guardo su, espirando, vado dietro col bacino, raddrizzo la gamba e scendo con la testa e chiudo la gola, ok? Allungo la gamba. E facciamo questo ancora quattro volte, inspiro in avanti. Allungo la schiena, apro la gola, espiro indietro, testa giù, avvicinamento allo sterno, inspiro avanti, espiro, lascio andare. Ultima volta, inspiro avanti, allungo, espiro dietro, testa giù. Rimani un attimino qua, allunga la gamba destra per qualche minuto, qualche respiri. Ok, inspirando, alzo la testa, facciamo una cosa difficilissima, e porto la gamba destra dietro, e su, così, guardo davanti, porto la gamba sinistra, questo che sta giù per terra, un pochino qua fuori, ok, un po' ruotalo fuori per l'equilibrio, e poi inspirando, apriti, aggrappi la caviglia, tirati dietro, alza la testa, apri la gola e respira. Ok, rimani in questa posizione, mi giro verso di voi, così vi vedo, eccoci qua, bravissimi. Ok, ultimo inspiro, espirando. Sciolgo la postura. Appoggio le mani, appoggio le due ginocchia, riporto i piedi dietro e scendo dietro in cucciolo. Testa scende, porta il mento verso lo sterno, più vicino allo sterno che puoi, attenzione al collo dietro. Apri le spalle. Aspetta che il cuore si rallenta. E poi inspirando, vengo su, alzo la testa, spingo avanti, espiro, chaturanga. Inspiro, cobra.
espirocare. Allungo bene tutte queste posture con la testa in giù, lavorano tantissimo sulle chakra, ultime quattro chakra, quindi cuore, gola, terzo occhio e corona. Inspiro, sale la gamba sinistra, espiro la porta in avanti, appoggio il ginocchio destro, appoggio la punta delle dita, spalle scendono, inspirando, spingo avanti un po' il bacino, allungo la schiena, guardo su in alto, spalle scendono, lucertola. Ed espirando mi spingo dietro col bacino, raddrizzo la gamba e scendo con la testa e cerco di portare il mento allo sterno. Poi inspiro, vado avanti, faccio alcune volte. Respirate veramente profondo, chiudi pure gli occhi, senti il corpo, respiro giù. Lavoriamo con queste energie qua e vediamo se riusciamo a aprire bene questo chakra della gola, così l'energia va verso la testa. Inspiro, inspiro avanti, espiro dietro. Ultima volta, inspiro avanti, espiro dietro, rimango qua giù, ok, inspiro, alzo la testa. Espiro, porto la gamba sinistra dietro ed in alto, piegata. Ok, porta la gamba destra dietro per equilibrio. Togli la mano sinistra, aggrappa ed apriti. Apri anche la gola. Guarda verso l'alto. Respira. Apriti. Brava, ed espirando, sciogliamo, riappoggiamo le ginocchia, andiamo dietro, il cucciolo. Inspiro. Alzo la testa, espiro, vado avanti, Chaturanga. Inspiro, cobra. Espiro, cane. Appoggiamo le ginocchia, apriamo le cosce e scendiamo nella postura del Bekasana. Portiamo l'avambraccio qui davanti ed uniamo i gomiti, unisco i gomiti ed apro i palmi, guardano su e poi porto su le due mani ed apro le mani così come un tulipano. Poi guardo davanti ed inspirando alzo la testa abbastanza per poter appoggiare il mento sopra le mani. Ok? Cercate di tenere il bacino sui talloni dietro, allungare la schiena davanti. Vedi fino a che punto riesci ad arrivare con i gomiti ed appoggiare il mento. Ok? Sentirai una compressione nel collo dietro, se ti fa male, devi sciogliere la postura. Respira.
respira profondamente. Respira, sciogli la postura. Chiudiamo le gambe. Appoggiamo la testa qua davanti alle ginocchia. Metti le mani qua vicino alle ginocchia. Inspirando, alzo il bacino, rotolo la testa sotto. Vedi un po', questo chiude completamente il mento. Respira. Se ti dà fastidio, sciogli postura del coniglio. Respirando, torniamo indietro, giù e veniamo su. Vediamo se state bene oppure ruota la testa, cerca di respirare profondamente per qualche secondi. Lentamente, senza fare niente. Respira, fai 3-4 respiri molto profondi, ok? Bene. Gentilmente puoi ruotare la testa, destra e sinistra. E poi giù a destra, giù a sinistra, fare qualche giro, piano piano. Vedi se questo va bene per te. Ok. Bene. Facciamo vinyasa, espirando, scenderò in chaturanga. Inspiro cobra. Espiro cane. Inspirando, porto i due piedi in avanti, dietro, le mani, ed espirando, scendo in squat, in malasana. Trova il tuo squat, trova la tua posizione comoda, dove stai bene con le anche. Con le braccia puoi aprire un po', apri un po' le cosce, lavori un po' sulle anche. Uniamo le mani davanti al cuore. Ok, i gomiti stanno all'interno delle cosce. Stiamo in malasana e poi portiamo i pollici sopra il chakra, testa leggermente scende. Respiro. Ok, respirando sciogliamo le braccia e portiamo le braccia qua sotto, ok, sotto e fuori, vedi, porto la mano all'esterno del piede, ed anche l'altro, e proprio mi siedo sopra le braccia, questo apre le anche di più, quindi stiamo un po' lavorando sulle prime chakra qua. E poi semplicemente inspirando, alza la testa, guarda davanti a te. Ed espirando, porta il mento verso lo sterno. Se questo è troppo difficile, se questa postura è troppo difficile, non mettere fuori la mano, rimani le mani così, metti le mani così fuori. Brava, ok? Chiara, perfetto, ok? E fai semplicemente su e giù con la testa, inspirando, apro, espiro, scendo. Quindi dipende dove siete, va bene pure così, ok? Invece quelli che riescono a portare le mani qua, lavorano un pochino di più sulle anche. Ok? In ogni caso lavoriamo sulle anche.
Semplicemente quattro volte su e giù la testa, lentamente. Qui il trucco è di lasciare completamente scendere il bacino, quindi i primi chakra scendono verso la terra e focalizza la mente qua sopra dove stai lavorando. Ok, bravissimo. Ok, bene. E poi sciogliamo il squat, ok, e torniamo dietro con le gambe. E facciamo di nuovo il vinyasa. Puoi fare anche questo tipo, che è molto bello per questo chakra. Appoggio la testa, chiudo già l'andravanti, e poi inspirando. Espiro, cara. Ok. Inspiro, vengo avanti, mi siedo sul tappetino, allungo le gambe, apro, divarico un po' le gambe, così. Ok? E farò la stessa cosa che abbiamo fatto prima nella Bekasana. Però se avete bisogno di un cuscino, potete anche usare un cuscino o un libro, ok? E vedi dove arrivi con i gomiti, dove arrivi tra le gambe con i gomiti, ok? Quindi gambe aperte, ok? Se riesci, porti i gomiti da qualche parte davanti a te tra le gambe. Se non riesci a toccare per terra, metti un dizionario, un cuscino, qualsiasi cosa. Puoi anche portare più vicino, dipende quanto stiamo. Ok, qui devi un po' sentire l'allungamento nelle cosce. Ok? Unisci i gomiti, fai il tulipano e appoggio di nuovo il mento qua. E respira. Chiudi anche gli occhi se vuoi. Cerca di percepire che succede nel mandibola e viso. È una postura molto particolare. Cerca di tenere i gomiti uniti. Ok. Respirando, sciogliamo semplicemente. E scendiamo qua davanti. Quanto possiamo. Allunghiamo le gambe. Inspirando. Torno su, chiudo le gambe, facciamo un altro tavolo che abbiamo fatto l'altra volta, ok? Se vi ricordate come abbiamo fatto, abbiamo portato le mani qua dietro, piedi puntano in avanti, sono aperti nella distanza delle anche, inspirando porto su, il bacino, scendo con la testa. Allora, qui devi fare attenzione di non scendere estremamente con la testa così, ma solo finché è comodo per te. Ok, vecchi studenti, se volete lavorare di più, potete appoggiare questo piede qua o alzare una gamba, spingere in alto bacino, respirare profondamente. Poi cambio gambe, respiro e respirando, scendo, porto, rimango qua con le ginocchia, prendo
le gambe ed appoggio la testa sopra le ginocchia, rilasso completamente le spalle. Peperina, per te forse già difficile questo, in quel caso lì appoggio le braccia qua, scendi con la testa così, ok, e fai una variante della postura. Brava. Ok. Bene, veniamo su, inspiro. Ragazze, quelle che vogliono fare vinyasa, fanno vinyasa a questo punto. Se sei stanca, ti metti giù per terra. E qui faremo ancora alcune bellissime posture per questo chakra della gola, che lavora anche un po' sui nostri ormoni, sono molto molto belli. Quindi all'inizio sto qua in bambino, rilasso il corpo, lascio questa parte, sto quadrato lombare che è proprio piatto per terra, scapole stanno giù per terra, piatti per terra, spalle rilassate. Ok. Adesso appoggiamo i piedi e lavoriamo. Facciamo una cosa dinamica che lavora la schiena e lavora chakra della gola. Allora, che faccio? La prima cosa è un mezzo ponte e la seconda cosa è un pesce. E lo faccio un po' dinamicamente. Vi faccio vedere così è più facile. Inspirando, porto su, spingo sul bacino e lascio che questo petto si avvicina alla mente. Chiudo qua, chiudo già la Dharabandha. Espirando, appoggio, torno indietro, metto giù i gomiti e inspirando, spingo sul petto dietro la testa, in pesce. Vedi che adesso tutto aperto, pure il cuore, espirando, riappoggio. Quindi ci sono quattro respiri, ok? Andiamo lentamente, però dinamicamente. Quindi vedi se questo va bene per te e se riesci a fare l'esercizio tranquillamente. Se no, rilassati e respira. Quindi inspiro. Mezzo ponte, alza il bacino, cerca di portare il mento verso lo sterno, espiro, riappoggio, inspiro, spingo giù i gomiti, sulle spalle, dietro la testa, espiro, scendo in posizione neutra. Inspiro, ricomincio, mezzo ponte, espiro, scendo, inspiro, pesce, espiro, scendo. Facciamo un'altra volta, inspiro, mezzo ponte, espiro, scendo. Bellissimo lavoro anche per la schiena, fai attenzione, inspiro, pesce, espiro giù. Va bene, ultima volta, ok? Se non te la senti per la quarta volta, lascia andare.
Ok. Inspiro, monta. Espiro giù. Inspiro, pesce. Espiro giù. Torna in bambino e magari anche bambino felice, questo qua. Così che un po' apriamo le anche, bacino. Lentamente puoi oscillare destra e sinistra col bacino e pure la testa può ruotare tranquillamente a destra e sinistra, massaggiando gentilmente tiroide e anche lavorando su chakra. Tranquillamente, questo è il momento per completamente sciogliere un po' tensioni, specialmente nel bacino e nelle spalle, dove accumuliamo tutto il giorno, tutto stress, tutta l'ansia, vengono immagazzinati dal bacino, nelle spalle, nel collo. Quindi sciogli tutto, chiudi gli occhi, respira, lascia andare. Bravissima. Bene. E piano piano portiamo le gambe o a Viparita Karani oppure facciamo candela. La candela lavora direttamente sul quinto chakra, porta un sacco di peso sul chakra della gola. Quindi adesso questo chakra sta sotto pressione. Fai 5 lunghi respiri in candela. Bravissima. Molto bene. Dovresti metterti al muro, Caterina, avvicinati al muro, sei vicinissimo. Metti il bacino proprio al muro, muro, oppure lì sopra, brava. Non tenere le gambe con i muscoli addominali ormai, ok? Va bene, perfetto. Ok. Ciao Lorenzo. Ok. Puoi portare dietro le gambe in Viparita Karani. Brava Gaia, bella candela, tienilo, respira, senti come vedi come chiude subito il Jalandharabandha, quindi la gola è chiusa, mento sullo sterno, postura meravigliosa. Bene, poi rotoliamo giù. E se ve la sentite, un ultimo pesce. Quindi pesce apre tanto il chakra del cuore e il chakra della gola. Queste due chakra sono molto collegati, molto connessi. Quindi di solito quando lavoriamo sul chakra del cuore lavoriamo anche sul chakra della gola e viceversa. E poi piano piano potete mettervi sdraiate e lasciare andare. Dopo questa pratica
è importante di bere tanta acqua. Stimola molto il metabolismo. Quindi è possibile che avrete un po' più fame magari, oppure più sete. Quindi bevete tanta acqua, mangiate qualcosa leggera. Aiuta tanto anche a perdere peso questo tipo di pratica. E adesso semplicemente rilassati. Rilassa completamente tutto il corpo. Porta l'attenzione alla zona delle spalle, del collo. Cerca di ammorbidire questa zona. Senti che i muscoli del collo si rilassano, la gola si rilassa, laringe, esofago, corde vocali. Tutto si rallenta. Sciogli le spalle, le scapole. Senti il peso delle spalle per terra. Rilassa le braccia. Le mani. Sciogli la pancia, fianchi. Rilassa le gambe, senti che le gambe sono pesanti. In questo momento sei completamente rilassata. Sei abbandonata a qualcosa più grande di te. Semplicemente lascia ancora andare gli ultimi piccoli tensioni del corpo e la mente, preoccupazioni, le paure.
è pesante. Piano, rotola sul lato destro, sinistro. Rimani per qualche respiri. Quando ti alzi sarai completamente rilassata, rigenerata. Ci mettiamo seduta.